Ciao ragazze ed eccomi tornata con un nuovo video. Il video di oggi per quanto riguarda la pulizia della casa, detersivi, robine pratiche che uso per pulire casa, insomma tutti questi prodotti che le donne casalinghe amano, io specialmente amo. Quando vado a fare la spesa, se non sto attenta, compro solo i detersivi. Chi non è mai ritrovato in questa situazione? E prima voglio chiedervi di iscrivervi al canale, lasciare un pollicione in su, commentate qui sotto, lasciatemi i vostri commenti, fatemi sapere che prodotti usate per la vostra pulizia casalinga, che cosa comprate, quali sono i prodotti che vi trovate bene. Allora, iniziamo subito col video perché sennò diventa un video lunghissimo e non è quel che vogliamo. Allora, per prima cosa, ovvio, cioè, in questo periodo è l'unica cosa che secondo me sta andando a ruba, sono i prodotti di Ammukina. A parte gli scherzi, ragazzi, ma sì, io uso tanti prodotti di Ammukina, questo è per il lavaggio dei vestiti, è un additivo per i bucati igienizzante. Igienizza in profondità, elimina i cattivi odori e è attivo già a bassa temperatura, quindi si fa anche un lavaggio a 20 gradi, già il prodotto è già attivo. Allora ragazzi, rimuove germi batteri, sapevate benissimo che Ammukina è il campione in germi batteri. Questo è finito, ma ho già uno in uso. La cosa che mi piace di questo prodotto è il suo odore, stranamente ha un odore proprio di igienizzante veramente, ragazzi, io lo vedo così. Poi c'è anche, anche con l'ammorbidente, quindi comunque vi consiglio. Se voi avete altri prodotti da consigliarmi, lasciatemi qui che mi piace anche provare altri prodotti. Non sono una che ho i miei prodotti preferiti che non mollo assolutamente, però mi piacerebbe anche conoscere altri prodotti. Poi dalla serie Igienizza Casa, questi sono i salviettini igienizzanti, mi trovo benissimo con questi salviettini, non per fare una pulizia profonda, ma per quanto riguarda la praticità. Vi consiglio tantissimi questi salviettini qua, sono di Lisoform e rimuovi, e qui c'è scritto rimuovono polvere, germi, batteri. Allora ragazza, a me piace un sacco usare questi salviettini quando devo fare la scala durante la settimana, più volte al giorno, diciamo così, o più volte alla settimana, cioè la pulizia di tutti i giorni. Ottimo, cattura tutta la polvere, tutto lo sporco, perché esce veramente nero. E anche in bagno, io tutte le sere passo il bagno, passo il pavimento del bagno dopo aver fatto la pulizia in bagno, visto che io non sono la prima a svegliarmi qui a casa, purtroppo. Mirko si sveglia molto prima di me e quindi preferisco che lui trovi il bagno pulito, igienizzato, quindi io passo il bagno tutte le sere, water, pavimento, lavandino, non è che lavo il bagno in profondità, però passo bene, così la mattina lui si trova già il bagno pulito. E questo uso tanto per il pavimento. Queste salviettine qua sono molto umide e veramente ne vale molto la pena, potete anche sgrassare, insomma ragazze, veramente io l'adoro queste salviettine qua. E questo è un altro prodotto che a me piace un sacco, è l'ammorbidente del marchio Lenor. Chi non conosce questo marchio? Io vedo qui su internet che questo marchio sta andando tantissimo, le casalinghe stanno impazzendo per questo prodotto qua, e io vi do ragione perché è già tantissimo tempo che lo sto usando e amo soprattutto questo colore qua. Io trovo che sia l'unico della linea, l'unico colore della linea Lenor che dura, che rimane nei vestiti. Soprattutto il profumo è ottimo, buonissimo, mi piace tanto, è molto concentrato. Questo è il profumo gessumino scarlatto, 70 lavaggi, ma io metto un po' di più, quindi non faccio 70 lavaggi, non arrivo ai 70 lavaggi perché mi piace abbondare, io abbondo, e quindi penso proprio che è il motivo per cui i miei vestiti escono molto profumati, perché io abbondo, ragazze, quindi non risparmio sull'ammorbidente, ecco.
amo soprattutto quando è in offerta, mi piace prendere il flaccone grande perché mi sento al sicuro, secondo me non mancherà il detersivo. Quando prendo quei piccolini, secondo me il lavaggio è finito. Non seguite questo consiglio, non è un consiglio che vi sto dando, però sono un po' così. Mi piace abbondare sull'ammorbidente, mi piace sentire i vestiti profumati di ammorbidenti, quindi lo amo e vi straconsiglio questo colore qua, ragazze. Un'altra scoperta è questo prodotto di Shif, è lo sgrassatore con il bicarbonato. Allora ragazze, ho provato a pulire il forno, ho anche un video qui su YouTube di cui pulisco il forno, sgrassa tantissimo, è ottimo, veramente consiglio. E un'altra cosa, non mi ha lasciato l'odore del prodotto nel forno, quindi fantastico. Mi sono trovata benissimo, mi trovo benissimo, ma non lo uso tutti i giorni in cucina perché ho il mio prodotto preferito, sempre del marchio Shif. Un'altra cosa che penso che molte di voi amate sono le capsule del detersivo Dash. Mi piace comprare, usiamo ed esclusivamente solo questo. A me piace prendere il salvacolore, così risparmio anche nel comprare le acchiappacolori, che di solito li compravo, adesso non li compro più. E mi piace tantissimo perché uno di questo è il dosaggio giusto, quindi non si mette né troppo né poco, lava, profuma, è fantastico, dura tantissimo, questo è un 30 lavaggi, quindi pazzesco, io amo. Penso che Dash ha fatto la cosa più straordinaria, che è a creare tutte queste le capsule qui, i pods, non so come si pronunci, ma sono queste cosine qui, ragazze. Loro sono fantastiche, io le adoro, quindi anche i vostri figli possono fare la lavatrice senza spreco di sapone, senza fare danni, senza mettere troppo sapone, che la lavatrice poi può rovinare e fare dei danni. Quindi io penso che hanno fatto una ingegnata pazzesca creando questo tipo di sapore. Complimenti a chi l'ha fatto e bravo a chi l'ha fatto, bravo chi ha creato l'idea. Grazie Dash per salvarci sempre. Allora, un altro prodottino che da poco che lo sto usando è questo profumo per tessuti. Io lo uso perché qui dice elimina gli odori persistenti, elimina gli odori persistenti. Allora ragazze, io ho una mania degli odori, soprattutto d'inverno, quando non riesco a aprire le porte, ho profumi dappertutto in casa, quindi mi sa che sono un po', è un gran problema questo. Niente, io lo uso per il mio divano, visto che il mio cagnolino è sempre sul divano, si siede più il mio cane sul divano che noi, dormi sul divano e lei è il divano, nella sua cuccia non va quasi mai, quindi io quasi tutti i giorni sono lì a spruzzare questo coso, perché proprio che non c'è cosa peggiore che tu sedersi su un divano e sentire qualche odore strani. E no. Ancora non so se mi piace o meno, ma sta quasi finendo, quindi ho voluto farvi vedere. Questo è un video di prodotti finiti, prodotti che mi piacciono. Quelli là sono finiti, tranne che questo non è finito, lo sto ancora usando, ma ce n'è pochissimo. Anche questo, pochissimo, gli altri sono finiti. A parte questo che ce n'è uno, penso, perché è già quasi finito, penso proprio che ci sia uno su 15, e niente. Allora ragazzi, poi l'altro prodotto che io non penso proprio che, non credo che smetterò mai di usarlo, a meno che lo facciano un altro, boh, non lo so, qualche genio crei un detersivo come questo, migliore di questo, non come questo ma migliore. Questo è il detersivo per i piatti,
Questo è fantastico, questo detersivo qua. Costicchia un pochettino rispetto agli altri marchi, ma io penso proprio che ne vale la pena. È sgrassa, è ottimo, io lo trovo ottimo. Prendo sempre nella fragranza limone, perché quella con l'aceto non è che mi piace tanto, e penso che ci sia in tre versioni o in due, non mi ricordo ragazzi. Comunque io prendo sempre il verdino, che ha il gusto di limone, mi piace tantissimo. Dura parecchio, di solito io compro le confezioni da 5 quando fanno al supermercato, che fanno anche le offerte, quindi ci si risparmia tantissimo e conviene, perché se dobbiamo paragonare il prezzo, prezzo qualità, secondo me le vale la pena investire su una cosa di cui tu metti una goccia e lavi 5 piatti anziché svuotare la bottiglia e aver lavato 3 piatti, diciamo così. Un esempio banale, ma per farvi capire. Un altro prodottino di cui vado matta è questo qui. Allora, questo è la ricarica, e di questo qua ne ho finito un sacco, perché abbiamo preso il piano per la cucina, di cui qualsiasi cosa macchia, qualsiasi cosa bisogna stare attentissima, e non si pulisce con lo sgrassatore. Ci sono alcune macchie, ad esempio la macchia di caffè, se cade sul nostro piano, con lo sgrassatore non va via, o ad esempio facciamo tanta spremuta con l'arancio, insomma con qualsiasi tipo di macchiolina piccola che sia, rimane la macchia. Ho scoperto questo prodotto e basta un piccolo spruzzo e la macchia va via subito. Questo ha la candeggina dentro e mi trovo benissimo. Allora, non uso sui vestiti, ma lo uso tantissimo in cucina, soprattutto per lavare la vasca dove faccio i piatti, il lavandino, e sul piano di lavoro della cucina, sulla nostra isola che mangiamo qui su questo piano qua, è fantastico e io lo amo. Anche per il bagno lo uso, e mi piace davvero un sacco. Da quando l'ho scoperto lo sto usando proprio a tonnellate, perché uso tantissimo, senza dire che lascia un profumo di pulito pazzesco in casa, e io amo veramente questo prodotto. Poi un altro prodotto che mi piace un sacco è questo qui per pulire i vetri, dal marchio Nuncas. Anzi, a me piacciono tutti i prodotti dal marchio Nuncas, ma costicchia, è parecchio costoso, quindi io compro solo i detergenti vetri, è pazzesco ragazzi, non lascia alloni. Con poco prodotto riuscirete a pulire tanto, non è che dovete lì spruzzare 1000 volte per ottenere un vetro pulito. Dura tantissimo, io compro questo prodotto e mi dura tantissimo, lo amo. Cerco sempre di prendere la ricarica. Al supermercato non c'è la ricarica, ma ci sono alcuni negozi che vendono, e io costa qualche euro in meno, e quindi teniamo lo spruzzino, diciamo così. E ad esempio questo, voi sapete come si fa, ragazzi, non devo spiegare. Allora, per chi non lo sa, magari c'è qualcuno che non sa come si fa, questa è la ricarica. Quando si arriva a casa si toglie il tappo, si prende il cosino dell'altro, che sarebbe questo qua, e si va a vitare qui senza che dovete rovesciare il liquido. Semplice, più semplice di così impossibile, quindi qualsiasi persona può farlo, e mi trovo da Dio con questo prodotto qua. Non rinuncio assolutamente, da quando mi ha fatto conoscerlo mia suocera, che mi ha detto guarda che questo è il migliore, ho detto ok, va bene, provo a comprarlo. Quindi al momento in cui l'ho provato non l'ho più mollato, e non penso di trovare un altro prodotto come questo, meraviglioso, e lo amo. Poi un altro prodotto che a me piace un sacco per l'odore, ha un profumo pazzesco, mi piace un sacco, è il mangiapolvere. Non lo uso tantissimo ragazzi, perché non ho tanti mobili da fare la polvere, ma uso nel corrimano della scala,
solo per il profumo, e uso anche a volte nel mobiletto che abbiamo qui in sala solo per il profumo. Io lo adoro veramente, è ovvio, pulisce la polvere, toglie, fa tutto quel che dice, ma io lo amo per il suo profumo. E mi piace questo rosino qua perché è un profumo veramente delizioso. Poi è consigliato anche per chi ha l'allergia, io soffro di allergia e qualsiasi cosa sono allergica, e niente, adoro. Non mi sta piacendo, ma purtroppo devo finire, sono già alla seconda confezione, è questo qua, e sono i detersivi per la lavastoviglie. Io di solito compro le capsule, ma questa volta mi era mancato le pastiglie per la lavastoviglie. Erano in offerte 5, proprio quelle confezioni che fanno in offerta, ho voluto provare. Di solito uso sempre le pastiglie della Svelto, ma questa volta ho voluto provare questo prodotto. Non mi piace, anzi non ci piace, perché secondo noi, oltre che lavare i piatti, lascia anche l'odore nel piatto. Capita molte volte che beviamo l'acqua e nei bicchieri e sentiamo proprio l'odore di questo prodotto qua, e sembra quasi di mangiare il sapone soprattutto nei bicchieri, ecco. Nei piatti non si sente tanto, ma nei bicchieri si sente. Cerchiamo sempre di mettere il dosaggio che richiede la lavastoviglie, a volte anche di meno, ma non c'è niente da fare, ragazzi. Secondo me questo lascia l'odore nei piatti e penso proprio che non lo prendo più. Fatemi sapere voi se avete già usato, se vi è capitato. Magari sarà anche la mia macchina che non fa bene il suo lavoro, non lo so, o qualche sbaglio noi, però ragazzi, questi io sono già alla seconda bottiglia e non azzecco mai una volta. Tutte le volte abbiamo i bicchieri col gusto di questo detersivo qui, quindi stiamo lavando parecchia roba a mano, ma questo io non lo comprerò più perché non mi sono trovata tanto bene, ecco. Poi l'ultimo prodotto che a me piace da morire sono loro, le candele di Zara. Io amo il negozio Zara, amo le loro candele. Questa purtroppo mi è finita da un bel po' e io non sono più andata a comprare perché no. Allora, mi piace andare direttamente nel negozio a sentirle il profumo, e una candela, cioè, non è una roba che costa poco, però è una roba che dura tantissimo, e appena si accende, cioè anche mezz'oretta, la casa già è straprofumata con questa candela qua. Se cucinate, ad esempio, si fa qualcosa con la cipolla, si fa qualcosa, che ne so, si cucina e non si può aprire le porte d'inverno, vi consiglio tantissimo queste candele qua. Perché toglie tutto l'odore, profuma davvero l'ambiente, io le amo. Non so quando ricomprerò, perché adesso con la situazione di cui ci stiamo trovando non so quando è che ritornerò ai negozi ad acquistarla. Appena è possibile vado subito a ricomprarla, perché la amo veramente, ne vale la pena ogni centesimo spesi. E niente ragazzi, questo è stato il video, spero che vi è piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciate tanti like e un bacio grande, al prossimo video, ciao.